racconta la leggenda che nel 1545 l'indigeno Diego Hualpa salì al Suma Orcho a cercare dei lama perduti e nello strappare della paglia dalla terra scoprì una vena di argento. Così inizia la storia del famoso monte Cerro Rico di Potosí. Lì c'era quella montagna d'argento che produsse il miracolo economico che trasformò Europa. Rapidamente Potosí diventa una calamita potente, dove si vendono perle di Ceylan e si coniano monete per le Filippine. Nel 1610 la città arriva a tenere 160.000 abitanti, la seconda città più popolata del mondo. Fioriscono in lei pittori, scultori, orafi, in oro e argento, architetti, musicisti e scrittori. Con la scoperta di Potosí, il porto di Arica diventa l'uscita più naturale al mare, dovuto alla sua localizzazione per ben più di due secoli. Ogni anno grandi carovane di migliaia di muli e lama scendevano carichi d'argento per imbarcare il prezioso metallo, in questo porto con destinazione Lima e poi la Spagna. Vivi l'esperienza di percorrere uno dei cammini più straordinari di tutto l'impero spagnolo, dal maestoso Cerro Rico di Potosí, attraversando l'altipiano e la cordigliera delle Ande per arrivare al grandioso Oceano Pacifico. Il giacimento d'argento più ricco e produttivo giammai trovato mantenne la Spagna durante secoli e produsse fortune incalcolabili. Si viveva in un lusso estremo e tutto arrivava e si portava attraverso il porto di Arica, incluso pianoforti sui dorsi di muli e lama. Il cammino reale Potosí-Arica fu durante più di due secoli la rete viabile più importante della corona spagnola, in quanto qui circolava il sangue dell'impero, l'argento. Nel 1625 Potosí aveva una popolazione di 160.000 abitanti, maggiore a quella di Siviglia, Parigi o Londra a quell'epoca. Così l'estrazione del ricco minerale nel 1600 rese la città boliviana come il centro più importante del Sud America. Con l'argento estratto si diceva che si sarebbe potuto costruire un ponte tra il Nuovo Mondo e Madrid. Alla metà del 1600 la città imperiale contava con grande lusso. Uomini e donne passeggiavano con vestiti di seta della Cina, importavano cristalli di Venezia, vivevano in palazzi e pregavano in chiese barocche con altari d'oro ed argento. Potosí, con l'impronta del suo glorioso passato, mostra oggi la Casa Reale della Moneda, che è uno dei musei più belli del Sud America. Il cronista carmelitano spagnolo, frate Antonio Vázquez de Espinosa, percorre questi territori nell'anno 1618 e pubblica la sua opera Compendio e descrizione delle Indie occidentali. Così descrive il porto di Arica. La città era formata da 100 abitanti spagnoli, senza contare i negri e gli yanaconas, che erano tenuti per il servizio della città e delle loro tenute, che possedevano nelle valli e molta gente in transito entrando e salendo per mare e terra.
L'attività del suo porto era intensa per essere un luogo di grandi affari, porto di scala di tutta la terra settentrionale, vale a dire dell'Alto Perù, dove arrivavano molte navi cariche di merci dalla Spagna e di mercurio da Huancavelica, cariche di vini delle valli, e dove imbarcavano tutto l'argento che toglievano da Potosí, Oruro, Porco, Berenguela, Lipes, Chicas e tutta la terra settentrionale, e dove attraccava l'armata per portarla a Lima, e dove facevano scala tutte le navi che arrivavano dal Regno del Cile per possedere un buon porto e sicuro. Nell'anno 1657 la Corona di Spagna concesse alla città di Arica uno scudo di armi. Lo scudo di Arica rappresentava l'oro peruviano, l'argento dell'Alto Perù, il mare azzurro e il Cerro Rico di Potosí. Le onde argentate rappresentano la rotta marittima verso la Spagna, piena di ricchezza, e infine la corona del potere spagnolo. Lo scudo di armi attuale riflette quella gloriosa epoca del porto dell'argento. Sono stati aggiunti due leoni ai lati. Nel 1647, per ordine del viceré Marchese de Mansera, si costruì il forte di Arica con muri spessi per la difesa contro le incursioni costanti dei pirati inglesi e olandesi, attratti dalla presenza delle casse reali che contenevano l'argento di Potosí. 9 febbraio 1681. La milizia cittadina e il popolo arichegno respingono e sconfiggono i corsari inglesi capeggiati da Sharp e Whiteling, dando morte a quest'ultimo e a più di una ventina di pirati. Questi stessi pirati, 3 mesi prima, avevano saccheggiato le città della Serena e Coquimbo. Nella foce del fiume di Arica, l'attuale San José, si costruirono navi. Lucas Martínez Vegaso, che aveva a suo carico la protezione di Arica, fu il primo costruttore di navi della zona. Lo sfruttamento del minerale d'argento aveva bisogno di mercurio. Questo si portava al principio dei giacimenti di Almadén, città reale spagnola. Alla fine del 1564 si scopre il giacimento di mercurio di Huancavelica, in piena cordigliera centrale delle Ande, che permise aumentare la produzione e abbassare i costi. Il circuito del mercurio si realizzava con l'uso di muli e lama che scendevano fino al porto di Cincha in Perù. Qui si imbarcava per Arica e da qui saliva nuovamente in carovane di animali a Potosí. In totale il percorso tra Huancavelica e Potosí durava circa 2 o 3 mesi e molti morivano nell'intento. Solo i signori andini erano capaci di sopravvivere ed affrontare la difficile parte terrestre del cammino, con tecniche di trasporto e di traffico ereditate dalle antiche tradizioni incaiche.
Dopo un lunghissimo tragitto, e sempre quando le navi riuscivano a superare gli attacchi dei pirati, finalmente arrivavano al porto fluviale di Siviglia. La Torre dell'Oro è la muta testimonianza delle migliaia di navi che arrivarono alle sue rive e dei milioni di tonnellate d'argento ed oro che entravano in Europa dalle sue porte. Il trono dei re di Spagna nella cattedrale di Siviglia è il fedele riflesso della grandezza dell'impero tra il XV e XVII secolo. Nell'attuale archivio delle Indie, Casa Lonja, si conserva la maggioranza dei documenti contabili delle partite d'argento che si scaricavano a Siviglia. Storicamente, dalle antiche origini di queste terre, la condizione geografica di un territorio privilegiato ha condizionato lo sviluppo e prosperità di Arica e Potosí. Potosí fu dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1987. La città possiede un gran patrimonio architettonico, rappresentato da numerose costruzioni coloniali che si conservano fino ai giorni nostri, come per esempio la Casa della Moneda, che custodisce importanti archivi coloniali e costituisce uno degli edifici civili più importanti dell'America Latina. Oggi già non arrivano pirati ad Arica, però sì molti turisti, attratti principalmente dal Parco Nazionale Lauca, dichiarato riserva mondiale della biosfera, e le sue mummie cinciorro, le più antiche del mondo. Questa diversità converte la nostra regione in un luogo pieno di una ricchezza multietnica e naturale che trasforma Arica e Potosí in un territorio multiculturale che ha le sue radici da più di 500 anni.